Siamo qui a Panino Plinio, una delle panerie più cool in questo momento della capitale, con le responsabili che hanno qualcosa che bolle in pentola per le feste. Qual è il panino tipico di queste feste per Panino Plinio? Ma allora, il panino tipico, in realtà noi proponiamo come sempre il nostro panino al salmone, il 24esimo, che è uno dei più venduti, quindi è fatto con salmone, Philadelphia, rucola e pepe, che fin dall'inizio, fin dall'apertura ha avuto un grosso successo. Adesso in questi giorni abbiamo inserito una novità, ed è sono degli involtini di roast beef con un ripieno che non svelerò, lascio questo segreto. E diciamo che stiamo proponendo questa, visto che abbiamo già 58 panini, questo in realtà sarebbe il 59esimo, ma insomma andiamo avanti così, ce ne sarà poi anche un 60esimo e via dicendo. Qual è la differenza fra Panino Plinio e le paninerie di Roma, Marcella? Ma secondo me la differenza sicuramente, attenzione, la facciamo noi, Marcella e Arianna. Abbiamo gli occhi azzurri, non credo, siamo delle donne, quindi avanziamo e avalliamo l'imprenditoria femminile in tutto e per tutto. Abbiamo anche una valida collaboratrice sempre femmina e accogliamo i clienti con sorriso, con esperienza. Siamo mamme di famiglia, quindi sappiamo di che cosa hanno bisogno ragazzi, adulti e tutti i nostri utenti, che sono svariati, anche molti stranieri. Siamo nate da poco, speriamo di crescere sempre il più possibile, stiamo avendo un buon feedback, abbiamo tanti clienti che vanno, che ritornano già, che conoscono molto bene il nostro pane osso, lo ripetiamo, e contenti della farcitura, contenti dell'accoglienza. Il posto non è grandissimo, ma si definisce un posto abbastanza, ecco, come ha detto la nostra amica, cool, trendy, per cui invitiamo a venire, a tornare, a conoscerci e a testare i nostri panini. E altre differenze, bisogna solo provare e testare. Forse la differenza è anche la qualità, perché hai accennato al pane osso, che è questo pane che viene fatto in uno dei forni più antichi della capitale, no? Al ghetto. Assolutamente sì, è l'antico forno di Portico d'Ottavia che ci fa questo pane buonissimo, ha una cottura particolare, arriva da una seconda infornata, per cui è molto croccante all'esterno e non è molto pieno di mollica, diciamo, all'interno, e rimane così un panino abbastanza digeribile, molto molto leggero, non ti rimane, non ti appesantisce. Questo, diciamo, è il segreto di questo panino. Sì, poi adesso noi abbiamo inserito anche un pane arabo, che è sempre l'antico forno che lo fa, e un pane integrale, perché alcune persone ce lo hanno richiesto e quindi cerchiamo di accontentare il più possibile i nostri clienti. Insomma, molto bene con la cioccolata poi, tra l'altro. Quindi Natale si sposa anche con la cioccolata? Assolutamente sì, il Natale è cioccolata, non solo per i bambini ma anche per gli adulti. Abbiamo già a menù dei panini con la cioccolata, già scritti da tempo, però ogni giorno e ogni domenica noi proponiamo anche un'alternativa diversa, quindi i prodotti anche che arrivano ogni mattina li guardiamo, li assaporiamo e vediamo che tutto sia sempre perfetto. Anche con la cioccolata, e anche gli abbinamenti con la ricotta, per dire, ricotta, cioccolata, noccioline e quant'altro, e la cioccolata è Natale, quindi ecco, stiamo in questo momento puntando su quello, fa anche molto calore, sono giornate molto fredde, quindi la cioccolata riscalda. Siete aperti anche il 24 sera? E il 24 no, siamo aperti come tutti, cioè andremo a casa anche noi a un certo punto, sì, fino al pomeriggio, fino verso le 6, 6:30, poi naturalmente andiamo a festeggiare con le nostre famiglie, anche il 25 saremo chiusi, però poi fino a Capodanno naturalmente saremo sempre aperti e sicuramente proporremo qualcosa di diverso, qualcosa che magari poi ci verrà in mente, che faremo anche per l'ultimo dell'anno, insomma l'ultimo dell'anno, anche il 31, quindi l'ultimo dell'anno noi saremo aperti come orario, come il 24, quindi alle 6:30 anche noi poi andremo a casa e poi ci ritroveremo l'anno prossimo. Però c'è un folto programma, insomma ogni domenica c'è questa merenda per i ragazzi. Allora, noi ogni domenica abbiamo un calendario di domenica, ogni domenica cerchiamo di proporre delle cose divertenti, delle cose nuove da far assaggiare. Una volta abbiamo il panino appunto con la Nutella,
mozzarella, una volta abbiamo degli assaggi di panini vegetariani. Avendo noi un menù così ricco, così vasto, naturalmente salumi, carne, pesce, vegetariani, e cerchiamo sempre la domenica, specialmente che qui è una giornata particolare perché gli uffici sono chiusi, ma è sempre pieno di gente, i negozi sono aperti, ci sono i turisti, cerchiamo di far trovare un'iniziativa diversa, ecco, questo è il nostro obiettivo. Una domanda: perché c'è questa scelta degli anni 70 come ambientazione? Perché noi siamo molto legate, diciamo che veniamo dagli anni 70, un pochettino prima, ma anche per differenziarsi un po' da tutti gli altri. Siamo partite da un oggetto in particolare a cui siamo, diciamo, legate, che vabbè, è il lampadario, comunque, i lampadari. E da lì questo, diciamo, ricorrente forma e disegno dell'ovale, del tondo, l'abbiamo cercato di mantenere anche, ecco, sulla carta da parati, sul logo e su tutto ciò che ci sta intorno. Quindi Panino Plinio per noi oggi è rappresentato proprio dal cerchio, dall'ovale, che ovviamente significa anche il panino stesso, ovviamente, la forma del panino osso e la forma del panino anche arabo. E quindi niente, siamo partiti negli anni 70, i colori rispecchiano un po' la nostra anima. È un panino chic, questo io lo definirei. Sì, diciamo un panino chic, ma poi in fondo anche noi siamo un po' vintage ormai. Ormai siamo chic. Ma vintage è chic per me, per cui sì, quindi diciamo che è un panino, che punta sulla qualità. La qualità è sempre chic, su questo non si discute. E questo, diciamo, è un po' il nostro punto di forza, almeno quello che vogliamo comunicare. Cioè cerchiamo di fare un panino veramente dove la scelta dei prodotti, sono proprio selezionati, non sono scelti a caso, prendiamo la prima cosa che ci capita, no. Qui ogni cosa è stata provata, gustata, assaggiata, valutata. C'è un lavoro dietro che non è proprio una cosa semplice, nel senso, è un lavoro impegnativo, un lavoro però sempre con passione, perché altrimenti nulla si riesce a fare. Chi è che mi parla della ricotta? No, la ricotta, la signora napoletana è più esperta. No, ma la ricotta è doc, questa. È assolutamente, questa è una ricotta di bufala, diciamo veramente doc, poi non devo neanche essere io a dirlo più di tanto, perché naturalmente posso sembrare di parte, ma diciamo che abbiamo avuto modo di farla assaggiare, ecco, sia nella versione salata che nella versione dolce, e abbiamo veramente riscontrato. Dolce in che senso? Dolce nel senso che noi facciamo anche dei panini con la ricotta di bufala, che noi intendiamo tra virgolette dolci, uno fra tutti è ricotta di bufala, miele e granelle di pistacchi di Bronte, per esempio, ma ce ne sono anche tantissimi altri. La ricotta poi noi di bufala la mettiamo anche nei panini, in alcune farciture, per cui abbiamo veramente avuto un grande successo. Il cliente si accorge quando il prodotto è buono, quando il prodotto è fresco, quando è un prodotto di qualità. Non ci si accontenta più del panino così, ma ormai si vuole sapere cosa si mangia, ecco, questo è il concetto. E siccome noi, l'abbiamo già detto prima, siamo delle mamme con dei figli abbastanza affamati, come dire, abbiamo cercato di selezionare i prodotti di livello. Facciamo un grande augurio a Panino Plinio, con tanti auguri per il 2015. Tanti auguri a tutti, buon Natale a noi e a tutti quelli che si intraprendono una nuova cosa. Buon Natale. Buon Natale.